La famosa attrice e l'imprenditrice digitale non si sono perse la prima puntata della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Al centro della prima puntata di C'è posta per te 2023 la storia, decisamente tossica e poco educativa, di Stefano e Valentina. Una storia piuttosto discussa sui social network, da persone comuni e VIP. Tra quest'ultimi anche Sabrina Ferilli, che guarda sempre il programma dell'amica Maria De Filippi, e Chiara Ferragni, che ha preferito una serata davanti alla TV col marito Fedez ad un'uscita mondana. Piccolo passo indietro. A scrivere alla redazione del People Show è stata Valentina, che ha tradito il marito che la trascurava e non la faceva sentire più amata come un tempo. Successivamente si è pentita e ha provato a riunire la famiglia, dopo ben 16 anni insieme, ma Stefano non è mai tornato a casa. Nonostante il dolore, non ha però smesso di avere rapporti intimi con la moglie. Maria De Filippi ha spiegato al pubblico di C'è posta per te che il marito spesso era molto critico con Valentina. La definiva inutile, stupida e cog asterisco asterisco ona, perché parcheggiava male. Se chiedeva aiuto con i figli, lui diceva: hai voluto 3 figli e ora pedala. Il fratello di una collega di Valentina ha iniziato a trattarla con dolcezza e lei ha sentito finalmente quel calore che in casa sua non c'era più. È iniziata dunque una storia clandestina con questo ragazzo e quando Valentina ha reso la vicenda pubblica è stata insultata dal marito e dai suoceri.